Salve, eccoci qua per la ricetta di oggi. Oggi facciamo una pasta risottata, quindi la cuoceremo in padella, con carciofi e gamberetti. Quindi una pasta veloce con un sapore piacevole. Vediamo gli ingredienti. Oggi si vede bene la mia assistente, perché è una femmina, lo chiamo l'assistente, ma in realtà è una cagnolina e si chiama Lumi. E sta con me oggi, vedi come sta vicina, perché spera che mi caschi qualche cosa. Comunque, allora, ovviamente una pasta con i carciofi, ci mettiamo i carciofi, i gamberetti, olio, prezzemolo fresco, peperoncino, sale, aglio fresco e aceto balsamico. L'aceto balsamico lo useremo per fare i gamberetti che cuoceremo a parte. Li aggiungeremo soltanto una volta che i carciofi saranno perfettamente cotti, anche perché i gamberetti hanno una cottura molto veloce. Quindi adesso io taglierò a pezzettini molto piccoli i carciofi e per poterli passare poi in padella. Ci vediamo dopo. Ho tagliato i carciofi a pezzettini molto fini, come vedete. Però me ne sono lasciato uno da finire per farvi vedere come funziona. Allora, prima l'ho tolto le foglie più grosse, più dure, ho passato un po' di limone perché non diventi troppo nero. Dopodiché taglio praticamente tutta la parte più scura, rossa. Del carciofo non resterà molto, ma di questa roba poi al limite se ne potrà fare qualche cosa, una minestra. Dopodiché taglio a metà il carciofo e tolgo la barba, questa qua, vedete? Questa. Tolgo tutto questo pelucchimento, questo pelucchino qua, perché poi anche cuocendo non fa tutti i pelucchi. Lo tolgo da tutte e due le parti. Dopodiché lo taglio a pezzettini fini fini. Altra cosa che ho fatto è stato tagliare bene il prezzemolo e togliere la parte, la gemma all'interno dell'aglio che non se ne vuole venire. Lumi, lascia perdere l'aglio che non è buono. Ecco qua, tolgo l'anima. Ci vediamo fra un poco. Ah, inizio con ringraziare il mio compagno che mi segue avanti, indietro, tavolo, cucina. C'è lui che fa l'operatore. Allora, ho messo le due padelle sul fuoco perché su questa farò i carciofi e poi cuocerò la pasta. E invece in questa devo occuparmi dei gamberetti. Quindi metterò, l'ho scaldata un pochino, metterò un po' di olio qua e un po' di olio qua. Qui aggiungerò l'aglio. Qui non aggiungo nulla perché ci metterò poi il misto. Quindi faccio andare pochi minuti l'aglio, giusto che insaporisca un pochino l'olio. Come al solito sono storta, eppure sono pure in piano, ma sono storta lo stesso. E aggiungo i carciofi. Il tempo di cottura dei carciofi non ve lo posso dire, nel senso che dipende dal carciofo, dal tipo di carciofi. Se sono molto teneri ci metteranno pochissimo tempo, se
Se sono un po' più duri, bisogna aspettare che le foglie, queste qua, siano tenere anche loro. Quindi ho messo questo, adesso condisco con un pochino di sale, un pochino di prezzemolo, aggiungo, mescolo e lascio cuocere. Per quanto riguarda i gamberetti, ho messo l'olio, metto i gamberetti con un pochino di acqua. Questi si fanno molto velocemente. Aggiungo l'aceto balsamico, sperando che venga giù. Mescolo. Metto un pochino del misto. E praticamente spengo. I gamberetti sono pronti. Passeremo, li aggiungerò poi alla cottura. I carciofi li lasciamo cuocere. Questi ci metteranno massimo 10 minuti. Siccome però sono secchi, aggiungo un pochino di acqua. Abbasso il fuoco e aspettiamo. Allora, i carciofi sono quasi pronti, ci manca poco. Queste sono le tagliatelle. Adesso io le metto dentro tutte quante. Ho messo tutte quante le rotelline, ho aggiunto l'acqua quasi a coprire. Adesso io ho bisogno di coprire completamente la padella. Quindi ho preso il coperchio, una delle due padelle, quelle grandi, e l'appoggio sopra. E lascio un qualche minuto in modo che la pasta si ammorbidisca. Dopodiché la mescolerò con la pinza, che è qui. Quindi qualche minuto e poi ci vediamo. La pasta si è ammorbidita, quindi posso sciogliere le matassine e permettere la cottura di tutta quanta la pasta, mescolandola. Se sarà necessaria, aggiungerò un pochino di acqua. Per il momento ricopro, adesso che ho aperto tutte le matassine, ricopro e la faccio finire di cuocere. Pochi minuti perché è pasta all'uovo, quindi il tempo di cottura. La pasta, come vedete, è cotta, i carciofi anche. Adesso io aggiungo i gamberetti. Ne conservo due per la decorazione del piatto, così viene più carino. E mescolo. Adesso vado a preparare il piatto, ci vediamo dopo. Questo è il piatto finito. Fettuccine, risottate, tagliatelle, risottate con carciofi e gamberetti. Piatto, avete visto, veloce da fare, semplice. I carciofi ci mettono a cuocere di meno se sono teneri. Spero che vi sia piaciuta la preparazione, spero che abbiate voglia di farlo e spero che vogliate darmi il vostro parere. Quindi
Mi raccomando, ricordatevi, accendete la campanella e datemi un vostro apprezzamento. Per il momento vi auguro buon appetito e alla vostra!